300 atleti della canoa dal 28 al 30 luglio, 700 atleti del canottaggio dal 1 al 3 agosto. Sono questi i numeri degli European Master Games con le gare previste nel lago di Candia, il primo parco naturale di interesse provinciale istituito in Italia nel 1995, un ambiente unico che andiamo a conoscere. European Master Games di quest'anno danno l'opportunità anche a livello internazionale di conoscere il parco del Lago di Candia, che l'anno prossimo compie 25 anni. È stato il primo parco provinciale costituito nel 1995 ed è una delle aree protette umide più importanti del Nord Italia. Questi giochi hanno quindi l'opportunità di rendere evidente come può essere possibile rendere ideale il connubio tra attività di tutela naturalistica e attività sportive e turistiche compatibili, nel rispetto quindi della natura e dei valori ambientali di un territorio. Lo sport della canoa kayak prevede due specialità: il kayak, appunto, dove l'atleta è seduto dentro al kayak e usa una pala, una pagaia doppia pala. Oppure abbiamo la specialità canadese, in cui l'atleta è in ginocchio e usa una pagaia monopala. Al Lago di Candia in particolare si svolge la disciplina dell'acqua piatta, perché è un lago di circa 2000 metri, che non difficilmente battuto dai venti, e quindi si presta molto bene a questo tipo di disciplina. Altre discipline sono l'acqua mossa e la canoa polo. Siamo molto contenti di ospitare gli European Master Games al Lago di Candia, per dare l'opportunità a questi atleti non professionisti di confrontarsi con altri atleti di tutto il mondo e quindi dare il meglio di sé e scoprire anche il nostro fantastico territorio. Gli European Master Games, un avvenimento che porta dei veri e propri atleti da 35 anni in su. Atleti che promuovono la canoa a mani basse, portandosi dietro anche tutta la famiglia. Quindi sarà un evento molto importante per la promozione dei luoghi, dei siti, ma soprattutto per incentivare più i ragazzi ad andare in canoa. Non possiamo tenere mezza pala dentro. Il Lago di Candia è una location perfetta per queste manifestazioni. Il bacino è esattamente della distanza giusta, le condizioni climatiche tendenzialmente sono eccellenti, con poco vento e pochissima onda. Ospiteremo 3 giorni di gare. Sono gare svolte da non professionisti, ma sono comunque atleti di altissimo livello che arriveranno da tutta Europa, essendo European Master Games, ma essendo una manifestazione aperta ci sono già iscrizioni addirittura dall'emisfero australe piuttosto che Stati Uniti, Sud America. Sono previsti tantissimi atleti, le regate saranno sui 1000 metri e vi aspettiamo tutti numerosi. Il campo del Lago di Candia è un bellissimo campo inserito in un contesto naturalistico splendido, omologato per gare nazionali. Le gare di canottaggio che si svolgeranno in questo campo saranno il singolo, il doppio, il 4 di coppia, il 2 senza e il 4 senza. La distanza sarà tipica, quella dei master sui 1000 metri.